L'avete appena visto, c'è una voce narrante o una memoria, che ovviamente è una memoria, come tutte le memorie, se vogliamo, difettosa della signora, della narratrice, che racconta di sé e di quell'esperienza, di quelle giornate terribili vissute a San Miniato, che nel film ha un altro nome, l'avete appena visto, e dicevo memoria difettosa proprio perché lei racconta in questo lungo flashback anche delle cose alle quali non poteva essere oggettivamente presente. Allora il fatto di affidare una voce femminile non è quello, no? Perché poi spesso incontriamo nel film delle figure non indifferenti, ma in questo film in particolare, che è un film nel quale la storia, quella sanguinosa, terribile, è la protagonista assoluta. Poi nel film ci sono veramente tantissime cose e c'è anche una linea molto interessante che ha a che fare con l'Eros, se vogliamo, no? Non dimentichiamocelo, perché poi ci sono delle scene assolutamente innocenti, con il pudore, con lo sguardo sempre molto sorvegliato da parte di Paolo e Vittorio Taviani, di Vittorio e Paolo Taviani, a volte uno si rimescolava tutto. E questo è un dato non indifferente che poi spesso passa in secondo piano, perché poi c'è una strage, c'è una guerra, ci sono i nazisti, ci sono delle scene e delle immagini che poi sono entrate, credo, nella memoria del patrimonio di ogni spettatore. Paolo in particolare, proprio in occasione del restauro, aveva detto come lui e il fratello non è che considerassero questo il più importante dei loro film, forse secondo me è uno dei più importanti tra i loro film, però sicuramente il film che appartiene di più a loro due, no? Avevano Paolo 13 anni all'epoca dei fatti, Vittorio ne aveva 15, e quindi quello che hanno vissuto in un'età in cui si è consapevoli, in cui si è in grado di mettere in ordine la propria memoria, e quindi è naturale che questo film sia un'emanazione diretta. Non è quello che all'epoca non si chiamava autofiction, naturalmente, né è totalmente, non dovrebbe e non potrebbe esserlo, non è un film che risolve in chiave autobiografica quella vicenda. Tanto che, se avete poi la pazienza di andarvi a trovare vecchie interviste di Paolo e Vittorio a proposito di questo film, loro dicevano che proprio una volta che si trovavano a San Miniato, molti anni dopo i fatti raccontati, avevano cominciato, no, a chiedere a persone diverse, a sopravvissuti naturalmente, e ognuno di loro aveva dato una chiave che non coincideva con il ricordo degli altri. E lì c'è stata la grande intuizione da parte di due grandissimi registi, dicendo: non possiamo fare banalmente una cronaca, non possiamo fare un film che non si ispiri al neorealismo, non avrebbe avuto senso, no? Cioè un paesaggio 3.0 sarebbe stato veramente fuori luogo. E lì c'è la scelta, e avendo visto il film capirete perché ci sono alcune scelte piuttosto che altre, in cui non solo in questo film, ma pensate a Lanzafan, pensate a tanti altri momenti del loro cinema, in cui la storia trascolora, ha una dissolvenza incrociata con il mito. Questo perché ci sono dei racconti di infanzia che non riguardano solo loro, no? C'è qualcosa che ha a che fare con la fantasia, con la rielaborazione, con la reinvenzione. Spesso, appunto, quando poi si parla di alcuni film, anche di Marco Bellocchio, no? Vi ricordate il finale meraviglioso di Buongiorno Notte, in cui un grande autore come Marco Bellocchio, no, affida una possibilità che Aldo Moro sia libero, che passeggi sotto una pioggerellina imprevista nel momento delle riprese. E lì sono quelle forzature, non sono le licenze poetiche dei poeti, no, ma sono le forzature che i grandi registi sono in grado di mettere in moto, di rappresentare.